Ciao a tutti! Oggi prepareremo la cheesecake al caffè e Nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono, per la base, biscotti secchi, burro fuso e caffè solubile. Per la crema, mascarpone, zucchero a velo, caffè espresso ristretto, freddo ed amaro, panna per dolci messa per 45 minuti in congelatore e Nutella. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la base. Mettere i biscotti, il caffè solubile ed azionare il bimby per 30 secondi a velocità 8. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro fuso. Ed azionare il bimby per 30 secondi a velocità 4. Mettere 2/3 del composto in uno stampo da 24 cm con apertura a cerniera rivestito con carta da forno, pellicola trasparente. Il resto metterlo da parte. Abbiamo posizionato la base di biscotti creando anche un piccolo bordo. Posizionare in frigo. Senza lavare il boccale, mettere nel boccale il mascarpone. ...130 g di zucchero a velo e il caffè espresso amaro freddo ed azionare il bimby per 30 secondi a velocità 3. Mettere da parte. Abbiamo lavato e asciugato bene il boccale. Adesso posizionare la farfalla sulle lame. Mettere lo zucchero a velo e la panna. E la facciamo montare senza tempo e senza misurino a velocità 3,5. La panna è ben montata, versare nella ciotola con il mascarpone. Amalgamare bene con la spatola. Riprendere la base dal frigo. Mettere uno strato di Nutella e livellare bene. Versare la crema. E livellare bene. Sbriciolare il composto di biscotti su tutta la superficie. Schiacciare leggermente con le mani. Riporre in frigo per almeno 2 ore. Trascorso il tempo, rimuovere dallo stampo, decorare a piacere e servire. Cheesecake al caffè e Nutella. Grazie e alla prossima ricetta!